Si incontrano girando per sentieri o ai bordi delle strade. Intorno nessuna recinzione, nessun cancello. È l'indicazione dei confini dell'area protetta nata nel 1984 grazie a una disposizione regionale. Obiettivo: proteggere un territorio ricco di aspetti naturalistici e prezioso quale risorsa ambientale, esteso su 10 comuni della Brianza Monzese e Comasca. Porzioni di verde collocate tra aree industriali, centri urbani e strade, in una delle aree più antropizzate d'Europa. Nel parco predomina il bosco. Buona parte delle attività dell'ente riguarda la gestione forestale. L'associazione vegetale più pregiata è quella tra quercia e carpino, i capisaldi della foresta padana originaria. In questi ambienti possiamo trovare elementi di grande valore, come le acque sorgive della fontana del Quercio, note già dall'antichità. E la brughiera? Ambiente delicato e sempre più raro, copre alcune piccole superfici. La più importante è a Brenna. È il regno di un'elica, il bruco. Da qui si accede poi a scenari di montagna. Il territorio fu sede di importanti attività estrattive. Alcune vecchie cave di argilla, dismesse con la nascita del parco, sono oggi specchi d'acqua ben naturalizzati. Lago Azzurro e Zocca dei Pinutint. Al posto dei vagoncini che trasportavano l'argilla, troviamo escursionisti a piedi o in bici. I prati forniscono foraggio per gli allevamenti bovini. Le aree agricole rappresentano una delle porzioni più rilevanti del parco. L'agricoltura, quando torna a basarsi sui cicli naturali, dà vita e conserva ecosistemi di grande significato. Tutelare la biodiversità, favorire le relazioni uomo-ambiente, promuovere la conoscenza del territorio. Compiti e sforzi per chi lavora per il parco o per chi, le guardie ecologiche in primo piano, opera come volontario. E per i frequentatori, il rispetto e la piena fruizione degli ambienti. E generazioni di uomini che l'hanno lavorata con cavalli di un tempo e macchine agricole ai nostri giorni. Queste marcite qua che erano minimo 7-8 uomini, lì, lavorando a mano, col padile, falce, per certo, imparato da quelle persone, esperti, uomini che andavano nelle marcite. Vedevano un signore attraversare a piedi, la matavano. Perché quando pestavano il bosco, andavo fuori l'acqua, in quella zona lì, per 7-8 metri gelavo. Ho imparato da mio papà, che mi ha sempre portato fuori a schiacciare i fili dei fossetti col badile. Avevo un badile un po' più piccolo di quello di mio papà, me l'ha comprato apposta. E, ad inverno mi mandava avanti a schiacciare il filo e indietro lo pestava. Ho detto, ma senti che guarda questa matita qua, sì, ma mi disse, sapessi quanti calci nel sedere mi hanno dato quando portavamo fuori l'erba con le barelle, Io mi ricordo, avevamo il cavallo girava, il trattore faceva tutto girare. L'acqua in marcita ha il suo guardiano, il campano. La regolazione dei livelli è un'arte che si tramanda da secoli.
fino ad uscire, quando l'acqua scarseggia, ad allagare un intero prato marcitoio con piccoli affioramenti, regali e cori, che su queste terre prendono il nome di sorture. Le marcite vanno regolate, non è una cosa semplice che c'è il fosso che punta sull'acqua, ma regolate, ci sono delle portate che vanno regolate. Perché l'acqua nella marcita deve farsi male, l'inverno, come quando si irriga. Solo che l'inverno, si sta con tutto l'inverno, l'irrigazione, perché dura magari 10, 12, 15 ore, poi la cosa. Praticamente sulla marcita deve salire un centimetro di acqua per essere giusta. Praticamente tutte le mattine, un'ora per mattina va seguita perché va controllata l'acqua. Semata per avere giusto, deve colare giusta, non deve fare pozzanghere, deve essere perfetta. Ci vuole più acqua.